Che io comunque la pizza la trovo anche in Filippine. Questa è una pizza al taglio, diciamo, che fa Debbie, cioè Dimple, mia moglie. Quindi ci mette la mozzarella, comunque la riusciamo a trovare. Poi ci mette le cipolle. Ci mette, comunque fa un ottimo sugo. E ci mette le polpette, ci mette mia moglie nella pizza. È ottima. E poi fa delle ottime patatine fritte. Quindi non è difficile per me trovare cibo che piace agli italiani qua in Filippine. Come vedete, quindi adesso io. Questa invece sarebbe una salsa, I put with the basil. cioè basilico, maionese e tomato. Sì, Tomato, yeah, I make it ketchup. homemade. Yes. Come la chiami questa? How do you call this? Base for the. Yeah. The sauce for the price, cioè per le patatine fritte. Quindi come vedete io trovo anche la pizza, comunque c'è una ottima pizzeria vicino a casa. Come si chiama la how is called the pizza here? The What pizza? name of the restaurant. Alberto. Yeah. Da Alberto, cioè pizzeria da Alberto qua. Quindi riesco a trovare anche cibo che piace agli italiani, trovo la pasta. Aspetta. Come vedete, lasagne. Comunque, potete fare le lasagne, spaghetti. Poi trovo anche, ecco la marca discount che qualcuno mi ha chiesto. Sanremo. Però posso trovare anche Barilla qua. Poi vedete, c'è un'ottima farina. Questa è la farina. Un'ottima farina per fare la pizza, per fare il pane. Quindi vediamo qua. Che cosa? Ah, questa qui è polvere per fare il latte di la crema di noce di cocco. E qua la usano per cucinare. Invece questo qui è per fare crispy chicken, sarebbe come a Burger King, perché il pollo come di Burger King lo potete fare anche in casa con questo. Voi vedete, polpette, comunque c'è il sugo pronto con le polpette, quindi potete fare un ottimo sugo, basta aggiungerci, ecco qua. Questo è diciamo da discount, però trovate anche Del Monte qua. Quindi c'è un'ottima qualità di prodotti anche per gli italiani qua. Poi vedete c'è Pepsi comunque, che si chiama Pepsi. Poi questa sarebbe l'Algida. Vedete? Questo è praticamente lo stesso gelato che c'è da noi, però invece di chiamarsi Algida si chiama Selecta, però come vedete c'ha il cuore. È Algida, però in Asia la chiamano Selecta. Ed è lo stesso. Ci sono Magnum, che qua li chiamano Magnum, invece si chiama Magnum perché è dal latino. Poi come vedete c'è anche la Pepsi. Cioè si trovano comunque le marche famose anche da noi. Metti che trovi la Barilla. Poi questa praticamente sarebbe una cosa speciale che fanno solo in Filippine. Cioè sarebbe la cotenna del maiale, che la fanno tipo patatine fritte e si chiama Chicharon. Sarebbe patatine fritte di cotenna di maiale. Poi ci sono sempre i vicini di casa, perché qua fanno il karaoke dalla mattina alla sera e sono un popolo di festaioli, ne fanno un sacco di feste tutto l'anno. Infatti quando c'ho un po' di tempo gli faccio la pignata qua, perché non hanno mai visto una pignata fatta da me. Io le faccio molto belle, quella per i compleanni, comunque
con tutte le caramelle. Quando la faremo, faremo un bellissimo video. Quindi, Giade, grazie mille per gli 8.000, ormai 200 iscritti. 8.200 iscritti, che è incredibile, perché io comunque ero una persona timida. Adesso, anche di fronte alla videocamera, c'ho un pochettino più di... meno timido sono adesso. Prima io ero molto timido di fronte alla telecamera. Quindi io ero molto timido di fronte alla telecamera. E poi non so le angolature ancora giuste. Sto ancora capendo come fare le angolature per i vlog. Quindi dovete avere pazienza, perché è la prima volta che io faccio così tanti vlog. Perché prima io facevo solo le cover con la chitarra, quindi avevo la videocamera sempre impostata con la stessa angolatura. Invece adesso con i vlog praticamente devi sapere anche le varie angolature, che io comunque non sono completamente ignorante, perché quando ero alla scuola avevo un ottimo professore di tecnica che ci faceva il corso di cinematografia, quindi io l'ho fatto un corso di cinematografia, so tutti i campi, anche nello studio fotografico come si lavora, perché avevo un ottimo professore di tecnica, perché in Italia abbiamo ottimi professori di tecnica e di tecnologia. Infatti quando sono andato al liceo ero indirizzo tecnologico linguistico, quindi so usare il telescopio, il microscopio, so anche usare la macchina da presa. Ho fatto tutti questi corsi quando ero ragazzo, quindi questi io adesso con YouTube li utilizzo, perché si dice impara l'arte e mettila da parte. Quindi tutto questo che vedete è un connubio di tutti i miei interessi, che è diventato il mio canale. E adesso mi sto specializzando anche con i vlog e sto capendo anche come migliorare le riprese e come avere, perché devi anche avere qualche soldo, il budget per migliorare le attrezzature, avere una migliore luce, avere una migliore telecamera. Già con questo Samsung io comunque le riprese le faccio ottime, però stiamo pensando con Debbie, poi quando ci avremo i primi soldi alla monetizzazione, di prendere un altro cellulare. Quindi grazie per tutte le iscrizioni, ciao, al prossimo video.